Bentornati. Paola Barale a Lecce, dignità, autonome di questo. Lo devo ripetere. Ma come lo devo ripetere? Guarda che teatro è allegria anche. Con dignità autonoma di prostituzione. Il tuo ruolo in questo spettacolo qual è? La stregona. Luciano, capiamo che lei c'ha un gelato in mano e quindi deve fare la strega per farlo sciogliere. No, e invece il suo ruolo in questo spettacolo che sta avendo un grande successo. Guarda, è appena atterrata la signora Barale, è giunta ora e la prima cosa che ha fatto mi ha chiamato e mi ha detto: Luciano, scusami, ma dove sono? Questo ti fa capire il suo pezzo, no, scherzo. Siamo tutti dentro delle stanze. Detto così, e allora adesso la vado. No, sto spiegando. Okay. Siamo tutti dentro delle stanzette, ognuno di loro dà il proprio cuore dentro delle stanze, dentro dei bagni, sotto palco. E Paola, che ormai è dignitosissima da qualche annetto, sa perfettamente che deve darla, la pillola di teatro, dentro una di queste stanze. Si domandava, ma dove? Nel forno, nel bagno, nel sottoscala? Bene, è una sorpresa sia Paola che il suo pezzo che il posto e quindi non vi diciamo assolutamente niente. Ok, a me mi si è sciolto il gelato, non abbiamo detto nulla. Sì, però sta incontrando lei, c'è il sole del Salento. Questo caso, che effetto ti sta facendo? Ma io praticamente vivo in Puglia, voglio dire, conosco questo. No, devo dire la verità, Lecce no, però mi sento molto a casa. E tra poco mi sto anche macchiando i pantaloni, perché se macchiano i miei vanno bene, ma se per caso un po' di gelato finisce sul pantalone del regista, è meglio che io inizia a correre perché succede un disastro. No, amo questi posti, devo dire, si sta molto bene, Lecce è meravigliosa, non la conoscevo, questa piccola passeggiatina, anzi sul trenino abbiamo approfittato di un passaggio in treno, è meraviglioso. Ma Luciano, ti ha detto che lo spettacolo sta avendo un grande successo, che c'è una marea di pubblico che sta arrivando in paesello? Si è dimenticato. No, non volevo spaventarla, perché lei è molto timida. No, me l'ha detto, ma io non avevo nessun dubbio, ragazzi, ogni volta che andiamo da qualche parte la finita spopola, perché non dovrebbe farlo anche qua? Peraltro io conosco i pugliesi e mi hanno detto, perché conosco anche qualcuno che già è stato a teatro a vederci, che lo spettacolo è molto, molto piaciuto. Anzi, qualcuno è già tornato a... Non sapevo. Sì, perché si può tornare, glielo vuoi spiegare, dai. Comunque, ci tengo a dire che il pezzo della Barale è scritto dal sottoscritto. Scritto dal sottoscritto ci piace. La stregona è un performance veramente sorprendente. Vedrete una Paola inedita che vi farà piangere, ma non nel senso ironico che mi viene da utilizzare sotto i baffetti, nel vero senso della parola. Vi commuoverà, vi emozionerà, vi aprirà un po' la mente, perché è realmente una stregona. Ho avuto io, secondo me, un'intuizione profonda. Però io direi, siccome l'ultima volta che ho interpretato la stregona è stato 2 mesi fa, 3 mesi fa, è meglio che andiamo a provare, altrimenti stasera piangono davvero. Ma per una... Giulia Delli Santi, venga immediatamente qui a scambiare una battuta. Permesso? No, ciao, resti con noi. No, io un altro, perché mi stavo soltanto. Ciao. Giulia Delli Santi, è colpa e merito suo se ci troviamo qui, è venuta a pescarci in giro per l'Italia. Io sono molto felice che loro sono venuti qua per Lecce e per tutta questa cittadinanza stupenda, che se lo meritava come non mai. Loro sono pazzi, ma oramai gli stiamo dando le chiavi della città. Sono pazzi, cioè, completamente. Quindi le chiavi vanno bene per questa città. Aprirai praticamente le porte, porta Napoli, porta Lecce, porta tutto. Intanto l'abbiamo colorata di rosso. Sì, per forza, porta Napoli tutta rossa, rossa, come loro, come il loro cuore. Un bacio a tutti. E viva Lecce e viva i miei prostituti meravigliosi che sono schierati già in buona parte davanti al gelato, perché loro sono venuti a Lecce per mangiare il gelato, per mangiare le specialità leccesi, il pasticciotto, esatto, siamo tutti pazzi di Lecce, diciamocelo. Vorrei che ci dicesse qualcosa in musica, grazie Giovanni Bloch. Papi, dimmi come posso andare avanti senza avere successo, che mi va bene lo stesso. Dimmi come posso andare avanti senza avere successo, che ci va bene lo stesso. Questa è un'anteprima inedita, signori, tenetevela a cuore.
ciao Salentini, ciao. No, Paola, poi risulti snob. No, ma non sono snob, perché mi sto mangiando il gelato, mi piace da morire. Ma che sei, sono di Roma? Sono perennemente a dieta. Ho trovato questi gelati pazzeschi, ho detto adesso me la godo, me lo mangio, e ti è arrivato tu, scusa, con tutto il bene che ti voglio. E adesso fai un sorriso dolce. Comprate il gelato al bar? No, 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 non posso visitare, scherzi. Vabbè. Ciao! Complimenti! Ciao! Ciao. Luciano, qual è lo scoop? Lo scoop è il sindaco, che in realtà è una suora orsolina, ok? Anche lui, ma tanto orsolina, perché la buon costume neanche il sindaco, soprattutto il sindaco, non deve riconoscere. Abbiamo rovinato la reputazione. No, attenzione, attento che finisci nei coi tacchi incastrato, mannaggia.